Mentre intanto descrivici questo esordio, come è stato passare, diciamo, al calcio tra virgolette dei grandi? Oh, è stato un esordio bellissimo, con una bella prestazione di tutta la squadra e una bella vittoria. E sono contento pure per l'assist del 3-1 a Mitrita, anche se mi veniva un pochetto, se arrivavo un pochetto prima sulla palla, potevo fare pure il gol, sarebbe stato un esordio da sogno. Però non fa niente, l'importante è che abbiamo vinto, abbiamo portato i 3 punti a casa. Come il tuo approccio è stato, insomma, un carico di tensione, eri tranquillo? No, io sinceramente ero più che teso, ero concentrato sulla partita. E, no, anzi a zero. Forse dopo appena finita la partita mi sono reso conto che ho fatto comunque una partita tra i professionisti in Serie B e è stata un'esperienza bellissima. Sì, io sono sempre stato abituato ad avere delle grandi responsabilità. Come in primavera il mister Ruscitti mi ha dato la fascia da capitano. Sì, io sono sempre stato un tipo tranquillo, non mi faccio prendere dalle emozioni e cerco più di stare concentrato sulla partita e dei momenti. È cambiata anche l'attenzione mediatica nei tuoi confronti, lo si vede dai giornali, da queste interviste. Come cambia la vita in questo modo? No, per me è stata una partita di calcio normale, non mi cambia niente, sono sempre lo stesso. Non sono un finto umile come dice Vitturini, sono sempre concentrato e cerco di crescere insieme a tutta la squadra e di raggiungere i nostri obiettivi.